Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione di RTV 38 che vi racconta i lavori del Consiglio regionale della Toscana. Nel giorno della commemorazione dei defunti, l'aula del Palazzo del Pegaso si è ritrovata per una seduta straordinaria nella quale discutere e successivamente votare e approvare alcune modifiche che riguardano la legge sul bollo auto, un tema che ha fatto discutere non solo maggioranza e opposizioni, ma anche all'interno della stessa maggioranza ci sono state delle divergenze. Alla fine si è arrivata una serie di modifiche che consentiranno un aumento del gettito per circa 9 milioni nelle casse della regione in tema appunto di pagamento della tassa automobilistica, il bollo auto. Iniziamo da qui. La Toscana elimina le agevolazioni sul bollo auto per il noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente. È quanto prevede una proposta di legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale con il voto contrario di Italia Viva, che ha votato con le opposizioni. L'incremento delle entrate derivanti da questa modifica è stimato in 9,2 milioni, a cui vanno sottratte le minori entrate legate all'esenzione per le auto mediche e per le sospensioni dal pagamento della tassa per i veicoli consegnati per la rivendita, venduti o radiati. Complessivamente si stima un aumento di gettito pari a 9 milioni. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo, ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana, venga corrisposto, analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli, il bollo direttamente alla Regione Toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le auto mediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo, ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle auto mediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa, con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter fruire di questa sospensione. Oggi, al momento della trascrizione della cessione, automaticamente si produce l'effetto sospensivo. Quindi da una parte abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul bollo che vengono dall'applicazione del bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente, dall'altra però ci sono minori entrate, ad esempio per l'estensione alle auto mediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli, di 200 mila euro, con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del bollo auto. Ma Italia Viva ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse, che sono 9 milioni di euro, a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di coloro che più di altri stanno soffrendo. E quindi noi avevamo detto fin dalla settimana scorsa che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione. Quella condizione che queste risorse, siccome verranno pagate essenzialmente da liberi professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio, potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia. Riteniamo che questo sia una cosa ingiusta. Non servono queste risorse per pagare il buco della sanità, se questo c'è.
deve essere spiegato se esiste o se non esiste, e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente alla maggioranza di governo e Regione Toscana, e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi. Insomma, si può perdere una battaglia in aula, ma non si può perdere la dignità, quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste, perché altrimenti queste risorse andavano destinate, qualora si voleva aumentare le tasse, soltanto a favore delle imprese. Approvato un emendamento del presidente della regione Eugenio Giani che prevede l'esenzione dal bollo per i genitori dei minori trapiantati di organi o di tessuti. Approvato anche un ordine del giorno del PD che impegna la giunta a destinare le maggiori risorse per il rafforzamento del sistema sanitario e per misure di protezione sociale dei cittadini, e uno della consigliera regionale di Toscana Domani, Elisa Tozzi, che impegna la giunta a finanziare l'efficientamento energetico degli edifici e dei cicli produttivi delle aziende. Ma assolutamente è un tema di attualità, finalmente la Giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni, ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità, che pare oggi essere quasi un treno alla soglia del deragliamento. Quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario. Dall'altro però sono molto soddisfatta, perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione definita, quasi inaspettatamente è stato approvato, è passato al voto dell'Aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente cercava almeno di dare una risposta alle imprese, ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda interventi strutturali per far fronte a caro bollette, o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi. A noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive, e quindi di conseguenza l'occupazione, debba essere una priorità. Abbiamo scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità, che già copre l'80% del bilancio regionale, e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione, o almeno non solo senza programmazione, ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario. Oggi invece siamo riusciti a dare, grazie a questo ordine del giorno, anche un indirizzo specifico a sostegno del sistema produttivo. Io credo che sia davvero un segnale importante. Aggiungo che anche Italia Viva, componente della maggioranza, ha ritenuto di seguire questa nostra intenzione di dare una destinazione precisa a questo tesoretto di 9 milioni, evidentemente registrando una maggioranza che su alcuni temi, come abbiamo già visto, ha delle spaccature. Quindi su questo c'è un tema politico che sicuramente si porrà con sempre maggiore insistenza anche in futuro. Sì, dell'Aula anche a due ordini del giorno collegati del Movimento 5 Stelle. La Giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie, perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona, che sono quelli del noleggio auto a lungo termine, ad esempio, per ricavare 9 milioni di euro, che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come ristoro, poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista. Un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse, che vengono comunque, sono mani in tasca, che vengono messe a una categoria che lavora e che produce, ma non si sa come vengono finalizzati. E soprattutto viene da pensare se la Regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente. E a questo punto viene da fare due riflessioni. I rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continua a essere sempre più forte e consistente, e il dubbio che siano un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco. La Regione Toscana, grazie a questa modifica normativa, andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato, che destinerà al comparto della sanità. Tutto bene. Allora noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022. Perché cos'è successo alla sanità toscana nel 2022? E perché questa domanda? Perché la legge che permetteva alla Regione Toscana di incassare questi 9 milioni di extra gettito è la legge di stabilità del governo del 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020.
Cioè la Regione Toscana ha scientemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022, andando a incassare nel 2023. Quindi o nel 2022 è successo un cataclisma nella Regione Toscana, nella sanità toscana, per cui servono 9 milioni di euro in più e il Presidente Gianni ci deve spiegare cosa è successo, oppure il Presidente Gianni ci deve spiegare perché ha rinunciato ad incassare 27 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. O ha perso 27 milioni o quest'anno è successo un cataclisma per il quale il prossimo anno servono 9 milioni in più. A questa domanda nessuno ci ha risposto. Una seduta, l'ultima del Consiglio regionale, dedicata interamente al tema del bollo auto, ma a Palazzo del Pegaso c'è stato anche tempo per presentare una fiera, una mostra mercato molto importante dedicata a un prodotto d'eccellenza del territorio toscano che torna per due fine settimana a San Giovanni d'Asso. Stiamo parlando ovviamente del tartufo bianco. Il diamante bianco ha varcato le porte di Palazzo del Pegaso per la presentazione della 36esima edizione della mostra Mercato del Tartufo delle Crete a San Giovanni d'Asso, uno degli eventi più antichi a livello nazionale, tra quelli dedicati a questo fungo ipogeo. Quasi quattro decenni dedicati al tartufo bianco delle colline senesi, che dividono il Chianti dalla Val d'Orcia. E quest'anno l'appuntamento è nei weekend 12, 13 e 19, 20 novembre per una festa ricca di proposte tra paesaggi inconsueti della campagna senese e prodotti tipici del territorio. Saranno due weekend pieni di iniziative per far conoscere sempre di più la prelibatezza del tartufo bianco delle crete senesi. Saranno giorni importanti per la nostra regione, sarà un momento in cui provare a tenere insieme la nostra idea di Toscana, perché qui c'è tutto, il buon tartufo nasce, cresce lì dove c'è un territorio salubre. Quindi consentitemi di dire grazie, grazie al lavoro che ogni giorno viene svolto dai tanti tartufai, grazie alla Proloco per organizzare questo evento, grazie all'amministrazione comunale e saluto anche, colgo l'occasione, il neo senatore Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino. E credo che questo sia uno di quei momenti che portano il nome della Toscana fuori anche dalla nostra regione, ed è bello sapere che tutto questo è possibile grazie all'impegno di tante donne e tanti uomini che portano, diciamo, con il loro lavoro portano in alto il nome della nostra regione. Ci siamo concentrati soprattutto su quelle che sono la valorizzazione stessa del territorio, la valorizzazione del prodotto tartufo, portandolo all'interno di due bellissime cene degustazione, cene di gala che saranno fatte nelle sere del sabato e porteranno appunto delle grandissime innovazioni unite alla tradizione del territorio. È una bellissima iniziativa, siamo felici di essere qua, sono contento anche perché è una prima volta per me, ma soprattutto spero sia una non ultima, e sono veramente contento di poter portare avanti questa bellissima iniziativa e di poter contribuire nel mio stile, nel mio piccolo a questa mostra mercato del tartufo bianco. Noi siamo stati i primi a dire che facciamo la festa solamente con i tartufi che troviamo in zona, quindi da noi non si trovano commercianti, sono solamente i nostri tartufai, che siamo circa 240 iscritti, che portiamo i nostri tartufi che troviamo nel nostro terreno di tutta la provincia di Siena. Beh, grazie al terreno che abbiamo è la sua conformazione, ovvero sia è molto rotondo, quindi non è molto increspato e quindi quando si va a pulirlo c'è pochissimo spreco. E poi il profumo, signori. Il nostro profumo si riconosce, questo non lo dico io ma lo dice anche la città di Alba, che abbiamo portato i nostri tartufi al loro centro sperimentale, hanno detto che è magnifico, quindi credo che un punto a nostro favore. È tutto per questo appuntamento con la Voce del Consiglio. Io vi ricordo che potete restare informati su tutto quello che accade attorno all'aula del Palazzo del Pegaso visitando il sito www.consiglio.regione.toscana.it. Con la nostra trasmissione invece l'appuntamento è per la prossima settimana. Arrivederci.